Pronto? Ehi, Furia! Ma sì, sì, sono proprio io! Sono McFisto! Brutto figlio, basta che tu... Basta con i complimenti! Sai perché ti sto chiamando, Non me ne frego! Sappi solo che quando tutto finirà, io verrò da te! Sì, è Campacavallo! E quando finisce... senti, Callaghan, voglio farti riflettere su un fatto. Sai dov'ero lo scorso anno di questi tempi? Fammi dominare. A farti fottere, bastardo? Hai fatto certo, stranamente. Mi sono risvegliato in un letto, completamente nudo e stordito. Un cerchio alla testa. Mi giro a destra e chi vedo? Una mora? Bravo, un corpo spettacolare. E mi giro a sinistra e chi ti trovo? E chi trovi? Su, sentiamo. La bionda, no? Giusto. Pazzesca anche lei. E insomma mi alzo da questo letto. Giro per la casa che ovviamente non riconosco. Vedo la cucina. E mi faccio un giro di barba. E poi, a liberarsi, un bel rutto. Che schifo! Ho capito, ma quando ci vuole, ci vuole. Insomma, trovo delle chiavi di una macchina, esco fuori, e infatti c'è una spider là, fiammante, mi aspetta. La prendo e me ne sfreccio per la città tutta birra, Figo, E allora te la dico io una cosa, McFisto. Se fossi stato là, ti avrei dato la caccia come un lupo. La dà alla sua preda, senza paura, senza respiro. Ti avrei portato dove mi trovo più a mio agio, nell'oscurità, e poi bang! I pipi, aieie, facciamo... Hai capito? Che tempi, ragazzi! Già. Bei tempi. Scusa. Che sta quarantena mi distrugge. A chi lo dici? Non c'è niente da fare. Mi è venuta una botta di malinconia e ti ho chiamato, Furio, scusa. No, ma figurati. Hai fatto bene. Quando te pare, mi chiamo pure. Grazie. Tanto... Magari ti chiamo per un aperitivo. Un aperitivo. Sì. Sì. Ciao. 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 Ciao.